Il 20 novembre 2014 è uscito un libro molto interessante del grande maestro Magaldi, fondatore del Grande Oriente d'Italia Democratico, intitolato Massoni. L'autore afferma, con tanto di foto in bella vista, e per vostra informazione ve lo faccio vedere, che il nostro attuale Presidente della Repubblica è affiliato alla loggia massonica segreta sovranazionale aristocratica reazionaria Three Eyes. Mi chiedo come mai il Presidente non abbia mai smentito ufficialmente il grande maestro Magaldi, quando noi parlamentari dobbiamo pure fare attenzione a nominarlo in queste aule. Noto però che dopo l'uscita del libro si è iniziato a parlare di dimissioni del Presidente Napolitano. Ci sarà un collegamento? Boh. Forse si sarà reso conto che aver avallato 3 governi, Monti, Letta e Renzi, non eletti dai cittadini, non è una buona pratica democratica. Chi può darci assicurazione che il Presidente in questi anni abbia agito nell'interesse della Repubblica Italiana e non nell'interesse della loggia segreta sovranazionale a cui sembrerebbe affiliato? Un avvocato, un giudice. Senatrice, la prego di attenersi al tema per cui ha chiesto di intervenire. È informazione, che sto chiedendo informazioni. Le sue sono opinioni, non sono informazioni. Sono informazioni. C'è un libro pubblico che afferma che il Presidente della Repubblica. Forse non mi sono spiegato. Quando lei pone delle domande non fa informazioni. Segreta Three Eyes. Io chiedo che ci sia data la possibilità di ascoltare le due versioni. Quindi, come mai i giornali e le televisioni non aprono una discussione politica in merito? Perché tale argomento è considerato ancora un tabù? Vero è che ormai in queste aule siamo abituati a tutto, compreso avere un ex presidente del Consiglio, fortunatamente per ora, ancora senza agibilità politica, finché un nuovo presidente non gliela dà, affiliato alla loggia massonica illegale ed eversiva P2 con tessera numero 1816. Concluda, nel caso prego, della P2 si è fatta scadere una commissione d'inchiesta. Per questa vicenda invece spero che il futuro senatore a vita Napolitano trovi il tempo di spiegare a tutti i cittadini con una conferenza stampa l'intera vicenda, o venga a farlo in quest'aula, visto che tra poco sarà di nuovo senatore a vita. Tutti i cittadini attendono con ansia e anche i suoi futuri colleghi. Grazie, l'attendiamo.